Tornano le vipere in Italia, un problema questo che io definisco piuttosto grave, nella fattispecie concreta in Abruzzo, precisamente nella provincia di L'Aquila, a Santi di Preturo e a Torno in Parte. Pensate che le gravi condizioni di salute continuerebbero ad esserci per colpa del fatto che due persone sarebbero state morse proprio da una vipera, in luoghi diversi ma appartenenti alla stessa regione, che è l'Abruzzo, una a Torno in Parte e l'altra a Santi di Preturo. Ricoverati entrambi dopo le prime cure del caso nella terapia intensiva di un ospedale, tenuti sotto osservazione, però non dovrebbero correre alcun tipo di rischio per quanto riguarda la loro vita, anche se in questi casi il passare delle ore può andare a scombussolare, o meglio ad aggravare, il quadro clinico. Una situazione questa che ci deve tenere con l'allerta ben alzata, perché quando parliamo di vipere bisogna che ci sia una, chiamiamola, attenzione maggiore e soprattutto una migliore condotta per far sì di estirpare il problema alla radice, alla fonte. Non è semplice ovviamente debellare la presenza di vipere, anche perché parliamo comunque di un ecosistema in cui le vipere vivono tranquillamente e serenamente, però ci si può aspettare che eventualmente esse scompaiano via per sempre con una buona, chiamiamola, attenzione e soprattutto utilizzando qualcosa che vada a essere da deterrente, a fare da deterrente per l'animale in questione, che vi ricordo che è a tutti gli effetti un rettile. Grazie in primis per la visione, in secondis per l'ascolto, un salutone, al prossimo video.